Hidetoshi Nagasawa è nato in Manciuria, quando questa faceva parte del Giappone. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lui aveva 5 anni, la Manciuria venne invasa dall'Unione Sovietica e la sua famiglia scappò andando a vivere vicino a Tokyo. Nel 1966, finita l'università, decise di fare un lungo viaggio in bicicletta. Partì dal Giappone senza una meta precisa e dopo un anno e mezzo arrivò in Italia. Si è fermato a Milano e qui è cresciuto artisticamente. Adesso vive e lavora in una casa studio vicino a Biella. Io ho voluto progettare uno spazio, un ambiente per, diciamo, per stare da solo, per meditare. Lui dice che non importa che si senta o che si veda, ma l'importante è che ci sia. Ha creato una situazione rispetto ad altre presenti nel parco che è estremamente interessante, proprio di dematerializzazione, in quanto lui usa le strutture così talmente gravi, direi, che più che appoggiare sembra che vogliano entrare dentro il tessuto del terreno e in effetti invece si rendono così aeree e così leggere. Quando vedo una tua installazione mi fa pensare molto di più se io dovessi vedere un'opera d'architettura, mi fa pensare poco, ecco. Credo che l'arte aiuta a riflettere. Io dico sempre che l'arte è la parte mancante nella città. Quando tu senti che qualche cosa ti manca nella città è l'arte. E poi anche dimostrare che le cose non possono durare, ma sono in quell'attimo. Un senso eternità concettuale, materialmente no, perché utilizzando carta e legno come questa casa c'è anche tempo limite. E gli artisti giapponesi, ma anche i fotografi giapponesi, o cineasti giapponesi, danno sempre l'idea che loro riescono a prendere un'immagine in un attimo irripetibile. Io devo cercare idee, prima di tutto. Per me il migliore modo è di creare un momento di dormiveria. E quel momento si apre un varco nel tempo, fessura del tempo, un attimo che diventa più chiaro, ecco, mondo che si apparisce. Thank you.